Sono 32 i progetti di microcredito finanziati in Piemonte grazie alla convenzione tra l'Osservatorio Usura e la Fondazione Operti per la creazione e lo sviluppo di nuove microimprese non bancabili e a rischio usura. I risultati della convenzione, attiva dal 2009, con un impegno finanziario annuale del Consiglio regionale di circa 30.000 euro, sono stati presentati a Palazzo Lascaris. Credo che sia uno dei fenomeni che si va diffondendo di più, soprattutto in questo momento di crisi, dove tutti cercano quasi un nuovo modo di vivere. Quindi anche chi ha un po' di risparmi e non ha etica, non ha coscienza, tenta di entrare in questo sistema. Diventa ancora più pericoloso perché è fatto con grande buona fede, è ricevuto con buona fede e quindi poi ci si trova in una difficoltà ancora maggiore. Non dimentichiamo che ci sono anche strumenti finanziari, che sono comunque strumenti finanziari che sono veramente al limite dell'usura e che vengono invece offerti come un normale credito. Sono Stefania, ho 32 anni, titolare del Bazar dei Bimbi. Volevo ringraziare la Fondazione Operti per l'opportunità che mi ha dato di realizzare insomma, questo sogno, questa opportunità, che è un'opportunità che sta crescendo. Grazie chiaramente alla Regione e spero che molti altri abbiano la stessa opportunità che ho avuto io. Buongiorno a tutti, mi chiamo Valentino Dattoli, sono un parrucchiere di Moncalieri. Anch'io ringrazio sicuramente il MIP e la Regione per questa opportunità, speriamo di poter crescere ancora e grazie ancora.